tutti, sono Scarlett e vi parlo dalla mia stanza. Scarlett la spendaccione è tornata. Ciao a tutti, sono Scarlett, vi parlo dalla mia stanza e oggi vi faccio vedere qualche acquisto che ho fatto in questa settimana. Settimana ho fatto qualche piccolo acquisto misto, ho comprato un prodotto di make up, qualcosa di abbigliamento e qualcosina di cartopazia, insomma un po' di cosine, e ho deciso di farvele vedere in questo video perché so che a molte persone piacciono i video haul. Allora partiamo subito. Il primo acquisto riguarda la cartopazia, che da Casa Shop, che è un negozio che vende articoli carini per la casa, dove ogni tanto si trovano anche articoli di cancelleria, è arrivata questa linea Betty's Studio, che è una linea di scrapbooking, e ho trovato queste tre confezioni, ve le faccio vedere. Questa è una, questa è l'altra e questa è la terza. E sono adesivi un po' in rilievo dal sapore vintage. Li ho pagati 1,49 € la confezione, quindi diciamo che non sono economicissimi, però li ho trovati molto belli per completare il setup della mia carpe diem. Poi vedrete perché. Comunque sì, li ho trovati perfetti, era quello che stavo cercando, quindi li ho presi. Poi ho comprato sempre da casa questo set di adesivi pasquali con i quali decorerò le mie agende nella settimana di Pasqua. E questo set è costato 1,29 €. Ci sono 130 adesivi. Poi sono andata da Piazza Italia. Allora, io solitamente da Piazza Italia compro le cose quando le trovo in offerta, perché Piazza Italia ha questo modo di fare, insomma mettono gli articoli e poi dopo 2-3 settimane alcuni di quegli articoli li mettono al 50%, fanno spesso sconti, però ogni tanto trovo delle cose carine, che comunque i prezzi di Piazza Italia non sono altissimi, quindi quando trovo una cosa carina che mi sta bene, preferisco, a volte mi capita di comprarla anche se non è in offerta. Allora, ho comprato questo vestitino in pizzo giallo, eccolo qua, così con lo scollo a cuore qua, però poi è rivestito di pizzo, ha la vita un po' alta, il taglio un po' anni 50, come piace a me. E cosa stranissima, c'era giallo e nero, preso giallo, di solito io i vestitini punto sul nero, però mi andava di comprare qualcosa di colorato ed ho preso questo. Il prezzo del vestito, come potete ben vedere, è 18,95 €, la taglia L. Ma io in questi negozi alla taglia non faccio caso, perché come potrete vedere ad esempio di quest'altro vestitino invece ho preso la taglia XL. Che poi dipende molto anche da come si vuole che vestano i vestiti, gli abiti. Mentre io aggiusto qua, perché sono la solita disordinata del piffero, un altro pezzo invece che vi farò vedere fra poco l'ho preso in taglia M, quindi non si capisce quale sia la mia taglia, la Piazza Italia. Me ne frego, compro quello che mi piace, come mi sta addosso e via. Allora, ho preso questo vestito. Questi vestiti li ho presi oggi e in questo devo dire la verità, vi faccio vedere sotto, c'è questo, spero che lo vediate, io non vedo niente nello schermo, è un vestitino di chiaro sapore, anni 70, e devo dire che sono stata un po' influenzata dal fatto che ieri sera per l'ennesima volta ho visto il film Dream Girl, quello sulla vita di Diana Ross, e quindi abbiamo fatto l'abbigliamento anni 70. Ah, il vestitino è costato 24,95 €.
Poi ho preso questo cardigan in cotone viscosa blu, è molto lungo, con le tasche sul fondo, resta aperto senza bottoni. Come faccio a farlo vedere? Eccolo qua, è lunghissimo, lunghissimo, però a me arriva giusto sotto il fondoschiena, è così più o meno così. E lui è costato €19,95. Poi in settimana sono andata in farmacia e ho comprato il, eccolo qua, qua casca tutto, il Derma Blend di Vichy, che io non uso come fondotinta, lo compro da una vita, lo compro davvero da anni, non lo uso come fondotinta ma come correttore per le imperfezioni e credo che sia davvero il migliore in assoluto. Di solito costa sui 24 euro, l'ho pagato 19 perché c'era una promozione. Tra l'altro io di solito, questo è il numero 25 nude, io di solito uso il 32 se non sbaglio, il sand, che è un po' più scuro, però guarda caso era l'unico numero che non so perché non era in offerta e sinceramente mi sarei sentita un po' stupida a non comprare in offerta, quindi ho preferito cambiare colore, tanto comunque lo uso come correttore. Quindi. E poi, sempre in farmacia, mi hanno dato questo campioncino, che è un'acqua micellare della Vichy, spero che ve lo vediate, e devo dire, l'ho usato questa settimana per struccarmi e mi sono trovata molto bene, credo che andrò a comprare la full size, che a dire il vero non so quanto costi, non ho chiesto il costo, però farò questo acquisto perché mi è piaciuto e voglio continuare a provarla. E poi infine ho fatto un ordine su Amazon, non è una cosa certo pazzosa. Allora, io in dicembre ho scoperto Diego De Silva, che è uno scrittore, e comprai il libro che era appena uscito, Terapia di coppia per amanti, e l'ho trovato non solo un bellissimo libro e una bellissima storia quella, ma mi piace molto il modo di scrivere di De Silva e quindi ho deciso di comprare quest'altro libro, che è La donna di scorta, e lo leggerò. Non farò mai una recensione di libri perché non credo di essere in grado, però vi posso dire solo che De Silva mi piace tanto perché scrive esattamente come scriverei io. È molto ironico quando nel suo modo di scrivere, io lo definirei simpatico, quindi non vedo l'ora, a dire il vero, oggi ho già iniziato e mi piace. Non vedo l'ora di finire questa nuova avventura, perché per me ogni libro, soprattutto i romanzi, ogni romanzo è un'avventura. E niente, non ho comprato altro, diciamo che sono stata bravina, dai, questa settimana. E per questo video è tutto, se vi va ci vediamo al prossimo video, vi mando un grosso bacio, ciao!